Clamoroso, Roberto Mancini lascia la nazionale, tutti dicono clamoroso, secondo me non lo è. Io mi aspettavo una cosa del genere, però in primavera, fine primavera, dopo, adesso credo che tutti ci aspettavamo un Mancini comunque alla guida della nazionale, però in primavera io avevo già pensato a una mossa del genere. Mancini va via ed entra Mister X. Adesso vi dico chi è secondo me Mister X, perché i nomi caldi sono cinque, non più di quelli, ma questi sono. Detto questo, Mancini, allora, immediatamente, io non lo so le motivazioni per cui Mancini lascia la nazionale, ci possono essere anche le motivazioni di tipo personale, fisico, clinico, e queste cose qua ovviamente non entro in merito, e tutto quello che io, tutta la mia speranza è che l'unica decisione sia una decisione professionale, punto e basta. Professionalmente Mancini ha detto: io non ho più come andare avanti, non mi sento più di avere diciamo, quegli obiettivi, quella passione, non vado più avanti, do le dimissioni. Spero che sia questo e non ci siano altri motivi, perché quello mi dispiacerebbe tantissimo. Detto questo, facciamo conto, quindi facciamo davvero conto che i motivi sono solo professionali, di scelte professionali, personali. Mancini questo passo l'avrebbe dovuto fare prima, perché la parabola di Roberto Mancini che prende la nazionale porta entusiasmo insieme a Vialli, il compianto Vialli, porta tanto entusiasmo, giocate ragazzi, divertitevi e vinciamo gli europei. Però molti dimenticano una cosa, che gli europei sono una manifestazione particolarissima. Fu vinta dalla Danimarca, se non ricordo male, nel 1992, quando la Jugoslavia si era qualificata, però c'era stata la guerra in Jugoslavia, la Danimarca venne ripescata. Tutti i giocatori della Danimarca erano già in ferie, in vacanza, furono richiamati in 4-4-8 per fare questa competizione e la vinsero, giusto per darvi un'idea. Dopo fu vinta dalla Grecia, anche lì, se non ricordo male, 2004, se non ricordo male, comunque vinse. Io mi ricordo, ero in Grecia in quel periodo, quindi figuratevi se me lo ricordo. In vacanze estive, e andò a finire quando ci fu la finale Grecia-Portogallo, vinse 1-0 la Grecia. Perché dico questo? Perché il campionato europeo, sì, vincerlo è importante, è prestigiosissimo, però è un campionato un po' particolare, non lo vince sempre la squadra più forte, ma è una specie di lotteria. Detto questo, ritorniamo dagli europei e andiamo a fare le qualificazioni mondiali. Pareggiamo con la Bulgaria, giochiamo e vinciamo con la Lituania, se non ricordo male, 2-0. Dopo i due pareggi infami con la Svizzera, brutti quei pareggi lì, perché sbagliamo pure due rigori, se non ricordo, in tutte e due partite, e siamo fuori. Andiamo agli spareggi e perdiamo contro la Macedonia. Dico contro la Macedonia in casa. È chiaro che il tuo progetto, il tuo modo di vedere il calcio è finito. E là, secondo me, la federazione doveva dire basta, cioè ti ringrazio, perché Mancini verrà ricordato per la vittoria agli europei, verrà ricordato per quello. È uno dei vincenti del calcio italiano, perché vincere con la nazionale sono pochi. Noi abbiamo quattro coppe del mondo e due europei, quindi lui è uno di quelli che ha portato uno di questi sei trofei, punto. Ma a quel punto doveva essere detto che ciao, insomma, finisce qua l'avventura. Non è stato detto, abbiamo continuato, e per queste qualificazioni, prossime qualificazioni agli europei, abbiamo già perso con l'Inghilterra in casa. Cioè, questo a livello di classifica abbiamo dato a strada libera all'Inghilterra, non il meglio. Finisce, beh, facciamo conto, ormai si è dimesso, finisce l'epoca Mancini. Chi dovrebbe o chi potrebbe venire? Nome caldo. Primo nome caldo è quello di Antonio Conte, perché su Antonio Conte molto spesso si è detto che magari lui poteva preferire, invece che la vita da club, perché la vita da club è stressante, specialmente per uno come lui, che è uno che ti mette sempre lì, oh, la forza, la garra, cioè farlo ogni giorno diventa difficile. Ma lui, dopo tutto, o dopo tutto, oltretutto, anzi direi, lascia spesso il club con cui è in brutte acque, proprio perché secondo me diventa esausto. Non lo fa per male, ma perché lui è esausto e lascia così com'è. Il Tottenham è lasciato a metà strada, l'Inter lasciato un po' a metà strada, e la Juventus è lasciato un po' a metà strada, cioè è farlo sempre non è il bello, il massimo. Probabilmente lui lo soffre, vuole stare di più con la famiglia ed è una cosa legittimissima e io lo capisco, perché magari stare lontano dalla famiglia, avere un lavoro come quello di allenatore di calcio sotto stress non è il massimo per la tua vita. A un certo punto vuoi anche tranquillizzarti e la nazionale ti dà queste possibilità. Lui l'ha già guidata la nazionale, siamo arrivati agli europei, ai quarti, abbiamo perso i rigori contro la Germania, ha fatto già vedere che può fare bene. Dopo sarebbe la questione ingaggio, però la questione ingaggio tutto sommato si discute, è chiaro che lui non si può aspettare i 15-20 milioni della federazione, si discute. Questo è un nome.
Secondo nome che si fa è quello di Spalletti. Spalletti perché si fa il secondo nome? Spalletti simile, una questione simile. Lui ha preso un anno sabbatico dove, lo sappiamo tutti, ha avuto a piena cura del suo potere, diciamo, delle sue allevamenti, quello che ha a livello campagna, ed è legittimissimo che un uomo alla sua età incominci anche a godersi i piccoli momenti, le piccole giornate, la vendemmia, se ha la possibilità di farlo, giustamente. Lui è... potrebbe essere anche in quella fase della vita in cui dice è meno stressante, anche per lui è meno stressante allenare la nazionale, mi dà più tempo anche per stare con la mia famiglia, con le mie passioni, con le mie personali passioni, mi dà più tempo, sì, lo faccio. Oltretutto Spalletti è uno che conosce il calcio italiano, ha vinto anche lo scudetto, è bello fresco ed è uno che il suo gioco in mente ce l'ha e quindi potrebbe starci. Anche lì si dovrebbe discutere a livello di ingaggio, ma è un po' più basso rispetto a quello di Antonio Conte. Andiamo agli altri tre nomi che per adesso non si fanno, ma vedrete che possono uscire fuori da un momento all'altro. Un nome ve lo faccio subito ed è quello di Carmine Nunziata. Dice: ma chi è Carmine Nunziata? È l'allenatore dell'Under 21. Perché dico questo? Perché la federazione negli ultimi 20 anni ha rotto un po' la tradizione, che era quella di costruirsi gli allenatori in casa, vicini, i Berzot, questi allenatori uscivano comunque da lì, dall'area federale. Un po' si è persa questa tradizione e forse la vorrebbero rimettere. Non mi sembra, mi sembra abbastanza poco solida come prospettiva, però la metto perché, ripeto, se si mantiene, se si dovesse riprendere una tradizione, allora quel nome lì incomincia a essere caldo. Dopo ci sono altri due nomi invece che sono molto 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 più suggestivi. Un nome, e il nome più suggestivo io lo lascio all'ultimo, signori, io lo lascio all'ultimo. Quindi il quarto possibilità. Vi dico l'allenatore più bravo che abbiamo in Italia. L'allenatore più bravo che abbiamo in Italia, italiano, in questo momento, secondo me è De Zerbi. Ma De Zerbi è un momento particolare della sua carriera. Sta sbocciando adesso, sta facendo troppo bene col Brighton. Anche adesso, la prima giornata, credo 4-0, se non sbaglio. Ha tirato fuori giocatori come Caicedo, McAllister. Lo stanno osservando tutte le squadre, il Real Madrid, il Barcellona, tutte sono su De Zerbi, perché sta facendo cose egregie. Andare lì a prendersi la nazionale sarebbe proprio dare una frenatona, ma frenatona alla propria carriera, quindi io lo metto come nome, ma non è un nome su cui insisterei molto se dovessi dire chi è secondo me l'allenatore. E andiamo al nome suggestivo, il nome più forte secondo me, ed è un allenatore che in questo momento allena in Serie A. Si tratta di Claudio Ranieri. Claudio Ranieri ha già allenato la nazionale, ma quella greca. Dopo ha allenato il Nantes, il Leicester, cioè ha vinto la Premier League con Leicester, il Chelsea, il Napoli, la Roma, la Juventus, l'Inter, cioè ma qua Cagliari, ma quante squadre, la Fiorentina se non ricordo male, ma ne ha allenate tantissime Claudio Ranieri. È una vita, e dopo rispettatissimo, molto rispettato, un signore del calcio che conosce il calcio e che fa bene nel calcio. A un certo punto lui fu chiamato il normalizzatore perché in ambienti che erano lì molto elettrici con lui si calmava, perché c'era il rispetto della persona, rispettavano tutti i Claudio Ranieri e quindi si giocava a calcio. Dopo potevi fare bene, potevi fare male, ma si giocava a calcio. Quindi Claudio Ranieri secondo me sarebbe l'apogeo della sua carriera, la conclusione anche naturale della sua carriera, più di Conte e di Spalletti. Perché? Perché sia Conte che Spalletti un occhio al mercato lo avrebbero sempre. Cioè io Conte prendo la nazionale, ma un occhio se mi chiama il Real Madrid, se mi chiama il Manchester City, se mi chiama, e ce l'ho, ma è normale, è un legittimo, lo farei anch'io, è legittimissimo. Lo stesso vale per Spalletti, lo stesso anche un po' meno perché a livello internazionale Conte è un po' più conosciuto, lo stesso però vale anche per Spalletti, c'è il Milan, c'è la Juventus, si può vincere, però già su Spalletti, ecco, sull'età e sulle modalità anche di prepensionamento, chiamiamolo così, sul fatto che lui già abbia, è un'età più avanzata, ha fatto già la sua carriera, ci sta che magari dica vabbè, io guarda, vado in nazionale, mi faccio 2, 4, 6 anni in nazionale e la finisco là, perché a livello temporale ci siamo. Quindi è là. Dopo ci sarebbe ovviamente Ranieri, che è ancora meglio perché alla sua età è proprio perfetto, fai 2-4 anni e ti ritiri, dopodiché dici vabbè, questo è il tesserino, questa è la mia storia, questa è la mia vita. Quindi io, se devo fare un podio in questo momento di chi può sostituire Mancini, sicuramente metterei il primo posto Spalletti, secondo posto Ranieri, terzo posto Conte. Se devo fare uno mio, cioè la mia, quello che vorrei io
quello assolutamente che vorrei mio, sicuramente primo Ranieri, secondo Spalletti, terzo Conte. Se dopo invece un po' il sentore, un po' sai, quello che si annusa a destra e a sinistra, sicuramente primo Conte, quello che secondo me verrà fuori, primo Conte, secondo Spalletti, e il terzo posto è quello di Nunziata, il terzo posto è quello dell'allenatore dell'Under 21, perché magari nessuno pensa a Ranieri, alla federazione dopo una vita a sé, cioè un mondo a sé, magari non pensano a Ranieri. Però ripeto, i nomi saranno questi, chiunque sarà il prossimo dico grazie e bravo Roberto Mancini, ci ha portato l'europeo in una maniera signorile assolutamente, quindi è augurio per tutto, sperando totalmente che siano solo questioni professionali, personali, che ti hanno dato questa, diciamo, ti hanno fatto pensare a questa scelta di dimetterti. Per quanto riguarda il nuovo, auguri e grande Italia, portaci agli europei e dopo ai mondiali, finalmente portaci di nuovo ai mondiali, chiunque tu sia. Auguri a tutti, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi iscrivetevi se non siete iscritti, mi raccomando. Canale Quiz per te, se vi piacciono i quiz, vi lascio il link, andate a dare un'occhiata, volete darmi qualche consiglio, io tutti i consigli me li prendo. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao ciao, e magari facciamo pure una live, che insomma, ciao ciao.